ancora l'obiettivo è stato centrato. L'obiettivo è stato centrato sia come risultato di catture, pensate a quanti ordini di custodia cautelare e a quante persone, oltre questi, oltre i 16 arrestati, 65 altri indagati. Ma soprattutto sono indagini che si fermano qui e che transitano anche per competenze di territorio verso altre quindi procure che possono aprire un ventaglio di altre possibilità investigative. Positivo come risultato, positivo perché è stata una risposta veloce, a mio parere, è una risposta concludente anche in termini probatori. Certo, in certe materie dove, ha detto bene il dirigente della squadra mobile, la complessità delle normative, la attitudine ai controlli anche nei luoghi, sono controlli di una certa consistenza e quindi la difficoltà già di per sé a poter sottrarre illecitamente questo tipo di sostanze ha affinato le dinamiche criminali di questi signori che in modo organizzato si sentivano via radio, si sentivano per telefono in continuazione l'un con l'altro, erano un vero gruppo che costantemente, quotidianamente e ripetutamente durante la giornata raccoglievano quantità ingenti di carburante poi da smerciare illecitamente. 15 persone, una denunciata e 65 comunque persone facevano ricettazione. Sì, diciamo un'operazione abbastanza complessa nelle modalità esecutive, comunque abbiamo cercato di dare anche un segnale a tutta appunto la filiera del mercato degli idrocarburi proprio per far sì, diciamo, che questo fenomeno comunque del rubare carburante per poi rivenderlo, quindi ricettarlo anche a consumatori finali, a normalissimi appunto anche insospettabili, diciamo, visto che c'erano anche dei professionisti fra i soggetti che sono indagati, dell'acquisto di carburante per rifornimento alle autovetture private oppure aziende che ne hanno necessità appunto di acquistare ingenti quantità di carburante mensilmente o anche chiaramente quotidianamente in alcuni casi. Questa operazione ha permesso ieri di impiegare appunto 60 uomini perché i catturandi c'erano parecchi e anche perché volevamo comunque cogliere in flagranza così come è stato ancora appunto per dimostrare che è tutto rinato, quelle attività illecite ci ha permesso di arrestare un soggetto in flagranza perché stava rifornendo la vettura di una signora, di una casalinga insomma, si trovava lì, in questo caso eravamo sul territorio di Augusta. L'attività è stata particolarmente complessa tutta la fase, diciamo, investigativa, ma ha permesso comunque di appurare senza ombra di dubbio le responsabilità con delle immagini, video e anche delle intercettazioni e delle responsabilità di tutti i correi comunque sono stati coinvolti in questa indagine e anche di coloro comunque che sono stati denunciati in stato di libertà per i reati appunto dell'acquisto, quindi della ricettazione, che è una pena poi va da 2-8 anni, insomma una pena particolarmente importante. Ha evidenziato quanto sia importante questa operazione che di riflesso aveva dei riverberi insomma un po' su tutti, dalla società di petrolio alla società di autotrasporto e anche sui semplici cittadini e su quanti onestamente acquistano il prodotto alla distribuzione. Assolutamente, solo per fare una stima, peraltro ridotta perché ovviamente posso parlare solo di quello che abbiamo accertato, ma ovviamente i furti e le ricettazioni sono state molto più numerose e i calcoli sono stati fatti su base visiva, quindi cioè più o meno sulle quantità che venivano asportate di volta in volta. Solo con questi calcoli, che appunto siamo stati veramente bassi, è stato quantificato il danno solo alla persona offesa intorno ai 3 milioni di euro. Questo ovviamente con tutto l'indotto, quindi cioè con l'impossibilità poi di tenere i prezzi più controllati, l'impossibilità di fare promozioni e ha determinato un danno ovviamente anche alla collettività che quindi si ritrova a prezzi del carburante più alto, quindi con tutto quello che ne consegue. Il questo poi per un giro d'affari che è ancora superiore, perché ripeto 3 milioni di euro sono solo il danno quantificato dalla società, ma gli autisti nel momento in cui vendevano soprattutto su larga scala, quindi non solo al privato che andava a Piazza Logliastro per rifornire, ma essendo ovviamente rivenduto ad altri ricettatori ad un prezzo a sua volta maggiorato, più o meno sulla base di quello che abbiamo accertato, il giro d'affari dietro a questa operazione è intorno ai 5 milioni di euro per annui.